Gesù aveva portato la mistica Santa Teresa d'Avila a visitare personalmente l'inferno ed ella, molto impressionata, lo aveva descritto. E così anche per Santa Faustina Kowalska. La Madonna, durante le apparizioni di Fatima, aveva mostrato l'inferno ai tre veggenti ed aveva chiesto loro di sacrificarsi per la salvezza delle anime. Due di loro ora sono santi, San Francesco e Santa Giacinta Marto. La regina della pace a Medjugorje aveva portato alcuni veggenti anche all'inferno, chiedendo preghiere per la salvezza dei peccatori affinché non piombino in quel terribile posto per tutta l'eternità. Come cristiani abbiamo il dovere di convertirci e pregare spesso gli uni per gli altri, privilegiando i più grandi peccatori perché rischiano di più la terribile condanna eterna. Prendiamo coscienza dei peccati mortali e non sottovalutiamo la Santa Messa domenicale festiva. Chi la tralascia per trascuratezza pecca gravemente e se non si pente e non si confessa si danna per tutta l'eternità. Ricordiamoci che stanno aumentando le morti improvvise anche tra i giovani. Preghiamo spesso gli uni per gli altri affinché il Signore ci preservi dal fuoco dell'inferno, stimolando in noi il vero pentimento. Gesù misericordioso, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.